Buonasera a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi continuiamo le nostre interviste sulla costruzione della città metropolitana di Napoli ed abbiamo in studio una rappresentanza del PD e contemporaneamente una rappresentanza di conoscitori della realtà del territorio, perché abbiamo il sindaco di Melito, nonché il segretario del PD napoletano, il vice segretario del PD napoletano Livio Falcone, che però è stato per tanti anni anche qui in amministrazione come consigliere provinciale e soprattutto è un conoscitore dell'amministrazione. Allora, Sindaco, ci avviamo a questa scadenza anche a breve, tra il 12 ottobre si vota. Sui giornali abbiamo letto che c'è una discussione in atto per ricompattare il centro-sinistra, quindi sulla possibilità che il centro-sinistra si presenti anche con un quadro vincente a queste elezioni. A che punto siamo? Siamo, dico, a buon punto. Le riflessioni che abbiamo condotto in queste settimane, anche durante il periodo estivo, ci hanno portato a fissare alcuni punti fermi. Con le forze di centrosinistra abbiamo innanzitutto condiviso la necessità di presentarci uniti a questo appuntamento e di provare a caratterizzare la fase costituente di costruzione, di nascita della città metropolitana sulla base di alcune linee guida che abbiamo cominciato a definire nei loro contorni, ma anche nei loro contenuti, e che partono da un principio allo stato ampiamente condiviso, quello di fare del nuovo ente una realtà istituzionale dalle competenze forti, non un mero ente di coordinamento, e correlativamente di far corrispondere a questo profilo istituzionale la scelta per l'elezione a suffragio universale diretto del sindaco metropolitano una volta che la riforma sarà entrata a regime. Ebbene, su questi due elementi c'è stata una condivisione di fondo da parte delle forze politiche di centrosinistra presenti al tavolo e continueremo la riflessione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in modo da poter arrivare preparati a questo appuntamento elettorale, ma soprattutto da poter gettare le basi per la fase immediatamente successiva, ovvero quella della scrittura dello statuto della città metropolitana, la norma fondamentale che entro il 31 dicembre dovrà essere predisposta ed approvata. Bene, mi sembra di capire quindi che siamo in una fase abbastanza evoluta della relazione anche con gli altri partiti. E rispetto invece a quello che è il programma politico di questa diciamo, coalizione che si sta formando intorno al progetto di costruzione dell'area metropolitana per il centro-sinistra, le idee di fondo sono quelle, se ho capito bene, di una costruzione di un progetto completamente nuovo, ma che abbia anche la possibilità di allargarsi a proposte più avanzate di quello che prevede la legge. No, una questione che io devo porre è quella che ci hanno posto molti tecnici che sono venuti in questo studio, che è quella della dimensione del territorio, per esempio. Ecco, nello statuto sarà previsto qualcosa anche rispetto a questo, oltre che alle funzioni specifiche dell'amministrazione della città metropolitana? Lo ha detto già in maniera chiara il segretario. Noi immaginiamo una città metropolitana che metta Napoli al pari di Berlino, di Parigi e di Londra, che ridia a Napoli il ruolo che gli compete, che gli ha attribuito la storia, che ha perso purtroppo negli ultimi anni e che poi ha perso anche il Mezzogiorno, di capitale del Mediterraneo. Perché noi intendiamo un ente con poteri, con funzioni e con competenze massime, con una visione strategica che immagini anche un ente unico nel lungo andare, quindi che superi l'attuale divisione, dicotomia anche ormai poco comprensibile tra Napoli e la sua provincia. L'area metropolitana di Napoli è per eccellenza l'area metropolitana d'Italia. È peraltro l'unica area metropolitana in cui il rapporto tra abitati in provincia e abitanti in città è sproporzionato a favore della provincia. Rappresenta una sua continuità urbanistica, architettonica, di pianificazione dei servizi e del trasporto. Per cui è evidente che questo è il lavoro che noi stiamo cercando di fare, cioè di immaginare un ente che abbia una grande capacità espansiva, inclusiva, sia in termini di spazio, sia in termini anche di competenze. Noi faremo la conferenza metropolitana il 12 e il 13 settembre
e quella proposta e quell'idea che ci ha portato a condividere con gli altri attori del centro-sinistra un programma comune, la presenteremo in quella sede, chiedendo a tutti gli attori della società civile di aiutarci in questo percorso di inclusione e di rafforzamento. Bene, io al sindaco voglio chiedere una cosa. Lei è un sindaco molto giovane, tra l'altro che si è affermato in una realtà particolare del territorio, dove probabilmente fare l'amministratore, oltre che le complessità dovute ai tagli, ai costi, al riparare e così via, è abbastanza eroico. Conti su un territorio su cui, devo dire la verità, insomma, fa venire i brividi al solo pensare. Ecco, come sindaco di una realtà del territorio così difficile, dove probabilmente il bisogno è il lavoro, l'occupazione, le difficoltà, crede che il piano strategico, le linee guida della nuova città metropolitana possano essere concretamente un'occasione per rilanciare il territorio, ma per offrire anche opportunità direttamente ai cittadini? Cioè, che speranze noi abbiamo che la città metropolitana non sia soltanto la sostituzione di un'amministrazione con un'altra, ma veramente un motore di sviluppo per il territorio? Io ne sono assolutamente convinto, e proprio per questo dicevo in apertura, non immaginiamo che la città metropolitana debba essere la mera riproposizione della provincia, significherebbe aver perso solo tempo, né un semplice ente di coordinamento. Noi immaginiamo, attraverso gli strumenti che la legge appresta al nuovo ente, in primis il piano strategico e l'organizzazione dei servizi pubblici sul territorio, di creare occasioni di sviluppo. E in questo quadro la possibilità che la città metropolitana ricopra il ruolo, svolga il ruolo di autorità deputata a gestire direttamente, senza più l'intermediazione regionale, gli stessi fondi che provengono dall'Unione Europea, è a mio avviso un'opportunità che va colta nella sua pienezza. Il nostro territorio, il territorio della provincia di Napoli, presenta già delle eccellenze che in molti casi sono delle eccellenze inespresse. Non si è riusciti appieno negli ultimi anni, negli ultimi decenni, a fare in modo che i dati positivi disseminati e sparsi qua e là sul territorio potessero essere messi a fattor comune e generare uno sviluppo complessivo della nostra provincia. Quello che la legge Delrio disegna, anche con la possibilità di individuare e di regolamentare delle zone omogenee all'interno del territorio provinciale, serve proprio a questo, a valorizzare le specificità locali. Quindi non vedo rischi di napolicentrismo, non vedo il rischio di un depauperamento del patrimonio sociale, culturale, economico, istituzionale dei singoli comuni, ricompresi in quest'area. Al contrario, vedo l'opportunità per tutti, dal comune più piccolo, per concludere, al comune capoluogo, di ripensare il proprio modo di essere e di operare. Vedo l'opportunità di sposare una rivoluzione culturale che ci consenta di superare gli angusti limiti amministrativi, territoriali e comunali, per far sviluppare in ognuno la capacità di lavorare in squadra, sia essa la squadra rappresentata dalla zona omogenea territoriale o dalla stessa città metropolitana. È un'innovazione istituzionale che chiama tutti ad un'assunzione di responsabilità, ma anche a dei gesti di coraggio. Ne parlavamo a proposito della riorganizzazione del Comune di Napoli e delle sue municipalità, che così come sono hanno dimostrato di non funzionare. Ecco, su questo, nella vostra proposta, che è legata ovviamente alle modalità previste dalla legge Delrio per le città metropolitane che superano i 3 milioni di abitanti, sì, voi proponete questa cosa, ma siamo convinti che il Comune di Napoli sia in grado nei tempi che vi siete dati, cioè fino al 2016, cioè alla scadenza del mandato del sindaco di Napoli, di riuscire a realizzarlo questo progetto di suddivisione del Comune di Napoli? I tempi ci sono, i tempi tecnicamente ci sono, la volontà politica può fare il resto. Quindi sta dicendo che anche il sindaco è d'accordo? Questo lo valuteremo, la scelta dell'elezione diretta può... Il sindaco non l'ha escluso, qua è venuto l'ultima intervista, ci ha detto che lui non l'escludeva, però non ha detto che era, diciamo, la priorità del suo... Forse non è la priorità, però è anche da dire che la scelta dell'elezione diretta, su cui anche il centrodestra negli ultimi giorni ha manifestato
un favore, una disponibilità, comporta necessariamente la riorganizzazione del comune capoluogo. Noi abbiamo indicato anche una modalità attraverso cui questo processo può essere realizzato. Perfetto, allora io al consigliere Falcone, la chiamo ancora consigliere, è uno di quei titoli che non si perdono, come rimane. Parlamentari onorevole per sempre. Voglio fare una domanda invece nel merito più legato all'amministrazione provinciale. Noi abbiamo una situazione dell'amministrazione provinciale che, a detta del presidente Pentangelo, è veramente grave, e questa difficoltà sembra sia dovuta essenzialmente ad una serie di tagli che non solo alla spending review, ma anche alcuni interventi legati ai famosi 80 euro per i cittadini che prendono meno di 1.500 euro al mese, abbia provocato, diciamo, una situazione di crisi totale dell'amministrazione, al punto da non essere più in grado di poter garantire i servizi essenziali, e addirittura anche di mettere in discussione quello che è il salario dei dipendenti e delle società partecipate. Come mai un governo è stato capace di poter mettere così alla fame un'amministrazione che sta costruendo un processo così importante come la città metropolitana? Sì, e poi ovviamente se ci sono speranze che questa cosa possa essere in qualche modo affrontata. Allora, un primo punto. C'è stato per parte mia un limite negli ultimi anni, e su questo condivido alcune segnalazioni fatte dall'attuale presidente della provincia, di rapporto tra il governo e gli enti locali, nell'idea che gli enti locali fossero un limite e non una risorsa. Ecco, questo approccio con Matteo Renzi, con l'attuale presidente del Consiglio, è un approccio che è mutato. Primo. Secondo, sono totalmente in disaccordo con le cose dichiarate negli ultimi mesi, perché ricordo bene uno dei primi atti che il Consiglio Provinciale approvò, quindi con la maggioranza di centrodestra, fu il ripiano delle perdite della CTP. Questo centrodestra ha ereditato con la vecchia gestione del centro-sinistra un'amministrazione che aveva un rating con la tripla A. 5 anni hanno governato loro. Noi siamo stati non in tanti fedeli al nostro mandato, devo dire, ma quelli che sono rimasti lì a segnalare, a fare battaglia, quindi anche in coerenza col mandato elettorale che ci ha relegato in questi 5 anni all'opposizione, sono stati lì continuamente a dire: guardate, il nodo principale è la questione delle partecipate, la questione della riorganizzazione, la questione dell'efficienza della condotta. E io non ricordo tanti di scandali successi all'interno delle partecipate. Ebbene, non vorrei che si rispondesse della pagliuzza. Qui bisogna che il centrodestra risponda del governo di questi ultimi 5 anni, che è stato un governo, a prescindere dalle responsabilità individuali, fallimentare. Perché se si eredita un'amministrazione con la tripla A dal punto di vista economico-finanziario, non si può finire il proprio mandato dicendo non siamo nelle condizioni di pagare i dipendenti, perché è in quella dichiarazione che si ammette il proprio fallimento. E se in quella dichiarazione si ammette il proprio fallimento, forse è venuto il momento che il centro-sinistra, che il PD, torni a governare, come ben ha fatto prima dell'amministrazione di centrodestra, uno degli enti che noi immaginiamo essere uno degli enti più importanti, che rimette in discussione anche il potere delle regioni, perché lo diceva il segretario prima, noi immaginiamo che sia la città metropolitana ente attuatore delle politiche europee come interfaccia diretta con la comunità europea. Da quello che capisco, l'attuale presidente della regione, Caldoro, non è d'accordo su questa impostazione. Il centrodestra ha lavorato negli ultimi 2 anni per non far decollare la città metropolitana. Il PD, da livello nazionale a livello locale, ha sempre lavorato anche con gli strumenti parlamentari necessari che ne modificassero il percorso per costruire una città metropolitana vera che superasse l'attuale rendita di posizione, perché le province erano e hanno rappresentato per alcuni anni una rendita di posizione di ceto politico. Noi abbiamo sempre lavorato su questa e in questa direzione, ed è bene, forse bisognerebbe, e lo dico anche in virtù dei rischi che in questi giorni vivono
i dipendenti delle società partecipate, i dipendenti dell'amministrazione. Noi già ci siamo attivati per sollecitare la cosa al Presidente del Consiglio e ai ministri deputati. Bisognerebbe avere anche più senso di responsabilità e più accortezza. Quando io vedo la delibera che ho letto in questi giorni, che blocca il diritto allo studio, che revoca il contributo al San Carlo per ripianare perdite strutturali della CTP che non si sono manifestate oggi, che sono evidenti da 5 anni, mi rendo ancora più conto che il centrodestra in questi 5 anni ha fallito e che è il momento in cui il centrosinistra e il PD torni a governare l'area metropolitana. Ecco, però io un'ultima domanda proprio su questo la devo fare al segretario. Il PD torni a governare, però questa legge oggettivamente non è che costruisce un quadro politico, affida al sindaco della città metropolitana il compito di governare, almeno fino al nuovo statuto, fino alle nuove elezioni, in maniera piuttosto autocratica. Sicuramente ci sarà un consiglio metropolitano che deciderà lo statuto e le linee di indirizzo, ma fondamentalmente le decisioni rimarranno nelle mani del sindaco del comune capoluogo, in questo caso il sindaco De Magistris. Ecco, in che modo il consiglio metropolitano ritenete che possa orientare questo potere molto considerevole che viene dato al sindaco della città metropolitana? Cioè, è soltanto una pressione politica dovuta al risultato elettorale o ci sono dei veri e propri strumenti, secondo voi, per poter condizionare le scelte del futuro, almeno nei prossimi 12-13 mesi, insomma? Sul punto è evidente che in sede di redazione dello statuto si dovrà delineare un quadro di rapporti tra gli organi della città metropolitana più dettagliato, più definito rispetto a quanto la legge oggi fa. Però è anche da dire che nell'attuale impianto normativo, da un lato il Consiglio metropolitano, dall'altro la conferenza metropolitana, nella quale sono rappresentati tutti i sindaci della provincia, rappresentano sedi, luoghi di discussione all'interno dei quali possono maturare degli orientamenti politici forti, tali da condizionare, in termini assolutamente positivi, anche l'operato del sindaco metropolitano. Peraltro il tempo che ci separa dal momento in cui eleggeremo il Consiglio, Consiglio metropolitano, ottobre 2014, al momento in cui necessariamente il mandato di questo Consiglio cesserà, quindi nella primavera del 2016, con la conclusione del mandato del sindaco De Magistris, è tale per cui avremo di fronte un periodo di una fase costituente, la immagino come una fase costituente fino alla fine, anche un periodo di rodaggio del nuovo ente, delle nuove istituzioni, che ci servirà per costruire dal 2016 in poi una città metropolitana con un più alto tasso di democrazia interna. Uno scoop ce lo date, lei si candida? Perché fino ad ora abbiamo sentito soltanto quelli che dicono che non si candideranno. Vabbè, questo lo valuteremo assieme. Noi abbiamo un segretario provinciale che è anche uno dei migliori sindaci, per cui abbiamo detto un caso particolare, perfettamente stilenziato. Perché i colleghi giornalisti la danno non solo come candidato, ma come possibile vice sindaco della città metropolitana. No, queste sono discussioni che si faranno in altre sedi. Esatto. Però nel tempo, possiamo dire che Melito avrà un suo candidato nel sindaco. È possibile che Melito lo abbia. Perfetto. Io ringrazio tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.